Signori, bentornati cari nel canale dello zio Marut con un nuovissimo appuntamento, ragazzi, con Arston, un inizio di nuova settimana. E ragazzi, oggi c'è un mazzo molto amato dalla community, perché io lo so, i mazzi amati dalla community italiana. Questo è un mazzo che piace a tantissime persone. Vediamo però come si comporta dopo i nerf. Sto parlando, ragazzi, del Galakrond Rogue nella versione stealth, quindi nella versione con le furtive, che a me personalmente è sempre piaciuto di più È rispetto alla sempre versione un segreti, piacere perché rivederti. la versione segreti è vero che dà dei tool, forse anche control, a Rogue, ma il Rogue ha bisogno, secondo me, di mettere pressione. Quindi io lo preferisco, l'ho sempre preferito un pochino più aggressivo. E questa è la lista che sto giocando al momento. Vediamo però quanto pesa, ragazzi, il nerf a Galakrond. Cioè, adesso pescare le carte che costano uno rimane una giocata forte, ma non una tempo play immediata. Nel senso, è una tempo play per il turno dopo, perché difficilmente riuscite a sfruttarlo subito. E questa cosa si sente tantissimo, perché rallenta tantissimo il deck. Per questo motivo a me piace giocare molto di più il pacchetto stealth. Io poi sono un grande fan di Akama. Akama mi piace tantissimo, ottimo body. E in alcuni matchup, ad esempio contro lo stesso Rogue, mettere una Akama 6-5 perma stealthato può essere una win condition in mid late game. Inoltre, il Rogue di adesso, cioè la versione con i segreti, non ha burst, non gioca ai Viscerate. E secondo me, Viscerate è una carta fondamentale perché ci dà comunque quelle chiusure di cui abbiamo bisogno. Il Rogue ha perso l'Heroic con la rotation, che era veramente una finisher devastante. E adesso con il rallentamento di Galakrond assolutamente abbiamo bisogno, secondo me, di pushare un po' di danni. Quindi Viscerate è una carta chiave. Doppia Shadowstep, doppio Backstab, ovviamente le carte proprio core di Rogue. Uno perde Infiltrato Worgen e due perdi Signora delle Spie. Quindi sono le nostre furtive a un drop. Il pacchetto Galakrond lo gioco tutto in due per, tranne il Maniaco. Il Maniaco lo trovo un po' troppo lentino. Sempre nell'ottica di giocare un po' più tempo, quindi di magari essere un pochino più aggressivi in early game, ho deciso di togliere il maniaco per carte come Corsara dei Cieli, per carte come Akama, Mono Verdi Avventuriero Risoluto, che comunque è sempre forte, soprattutto magari in mid late game, dopo che avete pescato le carte, costano 0 con la bacchetta o costano 1 con Galakrond, è sempre forte. E con la Saggia Cuor Grigio, questa carta è fortissima, ragazzi, vi consiglio anche di tenerla praticamente sempre al Mulligan, perché abbiamo veramente tanti stealth, quindi è facilmente attivabile di turno 3, anche semplicemente facendo Corsara dei Cieli T2 e Saggia Cuor Grigio T3. Inoltre è un ottimo target per passo nell'ombra, quindi per Shadowstep possiamo riprenderla in mano, rigiocarla ad un mana e pescare due. Quindi due per sventramento, mono per di tramortimento, ragazzi, questa è una tempo play fortissima di Rogue. E ovviamente chi gioca il pacchetto segreti non la gioca perché ha la 1 mana che rimbalza e fa costare anche uno in più. Quella è un'ottima carta per cui giocare Rogue, c'è la versione segreti. Però vi ripeto, la versione segreti secondo me, cioè, è buona contro i mazzi magari più aggressivi, però perde parecchio contro i mazzi più lenti, dove noi vogliamo cercare burst, dove noi vogliamo essere aggressivi. Doppio fato, doppio forfante del male. Ovviamente la forza di questo mazzo, ragazzi, è ciclare l'H tra il nostro Hero Power di Galakrond e gli Invoke. Uno per di Corruttrice senza volto, secondo me è una carta fondamentale, soprattutto quando peschiamo carta 0, carta 1. Vogliamo una carta che ci permette di rientrare in partita. Quindi se la partita sta andando male, la Corruttrice è veramente fortissima. Due per di Scudo di Galakrond, ovviamente Flick, Crox, Re del Furto Cobalto e Galakrond. Questo è il nostro late game. Questo mazzo in late può fare delle giocate pazzesche con il Lacquè, che sono delle carte sbagliatissime. Potete fare veramente delle giocate fortissime. Ma questo mazzo soffre tantissimo il fatto che adesso non ha cure. Quindi Rotato Zilliax, Rogue non ha cure. Alcuni infatti giocano addirittura Kartut nel mazzo, però mi sembra una carta veramente troppo lenta per curarsi. Abbiamo sempre Crox, subito un mirror, subito un mirror. Ok, noi non siamo con la coin.
Vogliamo sicuramente cercare. Io il furfante senza la coin non mullicherei perché voglio cercare di droppa 1, mentre il fato è comunque una buona carta da giocare di turno 3, anche semplicemente faccia al vostro avversario. Cerchiamo sicuramente il droppa 1, che non troviamo, troviamo un doppio Shadows, quindi un mulligan pessimo. Però magari c'è il top deck, ecco qui. C'è il top deck del droppa 1, lo piazziamo, lo possiamo anche lasciare furtivo, quindi non per forza risolverlo. Tanto turno 2 andiamo a fare sempre arma. Il problema quale potrebbe essere, ragazzi? Ovviamente non vado faccia per non togliermi il fado. Il problema di quando il rogue ha la coin e voi no, è che potrebbe giocare Van Cleef, oltre che poter fare coin furfante che è Ma chi è fortissimo. che nasconde ancora i propri Lui risponde che confini? Corsara dei Cieli potrebbe essere un vero e proprio mirror. L'avventuriero risoluto potrebbe essere interessante più là. Io comunque vado a ciclare con Fado, anche perché avevo due Shadow Step in mano. Prossimo turno potremmo anche azzardare l'all-in, cioè fare avventuriero, lacchè tripla Shadow Un Step. destino Non tanto per crudele il che si spiega fatto tra le dell'all-in ceneri. in se stesso, cioè nel senso lui potrebbe avere la risposta all'avventuriero, ma il lacchè senza volto, ragazzi, nel Mirror di Rock è uno dei lacchè più forti. A me non dispiace provare a fare questa giocata. Ho anche il trade in bordo con il 2-1 e sicuramente potrebbe uscire dei drop a 2 importanti. Vediamo di Shadow Step. Il nostro avventuriero diventa grosso e soprattutto i drop a 2 potrebbe anche uscire qualcosa tipo Mirage. Ma una lampo! Incredibile, lo chiamo, lo zio! Incredibile, c'è feeling oggi, stranamente con l'RNG, come mai? Forse le angherie devono ancora arrivare. Andiamo di nuovo, cioè questo è un turno veramente fortissimo. Ho anche il trade in board, pulito. Cioè, mana 4. Ho fatto un avventuriero 7-7. 4-4, 3-1 che mi pescherà una magia. Cioè, questo turno è veramente, veramente OP. Lui, se non sbaglio, non ha usato ancora la coin. Ha comunque modi per risolverlo, perché potrebbe giocare Zap, potrebbe fare Viscerate. Potrebbe fare corruttrice senza volto. Ok, cerca il lacchè. Cerca il lacchè, quindi sicuramente non è messo benissimo. Se questa è la tua giocata. Non vi nego che adesso top deckare qualcosa tipo Bexa, però potrei andarmela a prendere una spell. Decide di fare Shadow Step, quindi sta cercando qualche lacchè, ma non penso che possa esserci un lacchè. Io forse avrei pescato prima di fare tutta sta trafila al posto suo. Ci avrei pescato di 1-3 andandomela a scantare. Non ci dovrebbero essere lacchè che mi danno possibilità di rientrare, cioè comunque di risolvermi quell'avventuriero. Questa non è una bella situazione per lui. Decide di fare il trade adesso. Ok, noi ci peschiamo una spell. Questa è ottima, perché c'è tu, addirittura arriva anche lo zio Van Cleef in persona. Partiamo subito di Lodan Galadon. La facciamo su Milhouse, che andrà a tradare 1-6. Vediamo cosa ci esce. Un altro lacchè senza volto. Prima di fare lacchè però io farei furfante. Ok. Ho paura del Vade, in realtà. Ho paura del Vade. Forse andrò a mettere Taunt. Forse andrò a mettere semplicemente Taunt su di lui. Ci sta. Vado a fare il trade che avevo pensato. Vado ovviamente a fare value trade per non lasciare la lacchè in board, anche se il turno più in realtà non è che abbia tante giocate. E andiamo faccia di lui. In allegria. Lui si mira addirittura. 5 mana. Può fare sconsiglio, ecco, lo stavo dicendo. Questo ragazzi è il modo di interpretare il mirror. Ecco perché io vi dico giocare aggressivi. È vero che ho fatto una play assurda, cioè se non fosse uscito il lacchè senza volto adesso, a prescindere da Milhouse, anche se non fosse stata una 4-4, ma comunque mi usciva un'altra 2-3 o un 3-2. Cioè di turno 4 era comunque una board che il Rogue ha dei grossi grossi problemi a risolvere. Se non mi fosse uscito il lacchè senza volto, non avrei mai potuto fare un turno così forte, perché comunque sarei potuto andare sì all-in di avventuriero, ma
rischiavo che magari me lo risolvesse. Invece in questo modo avevo praticamente splittato la board con diversi voli. Anche se mi avesse risolto l'avventuriero, lui stava messo malissimo. Siamo contro Hunter, ragazzi. Il nostro avversario si chiama... Non so come si faccia a ricordare il nome su tutte quante S lui abbia. Ma siamo senza coin anche qui. Il fatto è sempre bello. Ovviamente voglio droppa 1. Droppa 1 è fondamentale per contestare Hunter board. Doppio fa eccessivo. Lui ha le imbersagliabili che ci rompono veramente tanto le scatole. Arriva lo zio Van Cleef. Se avessi avuto la coin, Van Cleef avrebbe potuto dire la sua. Purtroppo non ho trovato uno dei miei drop a 3, ma non l'ha trovato neanche il nostro avversario. Preferisco fare hero power. Preferisco fare hero power. Aspettiamo. Avrei anche potuto mettere la 1-3, però. Lui fa la coin adesso. Lancia del deserto. Ok. In realtà non so perché ho fatto hero power. Ero convinto forse di non avere drop a 2. Io recupererei il turno che ho perso. Comunque settare l'arma è sempre positivo. Quindi diciamo non è che è stato un misplay. Però sinceramente preferisco tenermi un fado come rimozione. Magari esce un upper. Sì. In realtà anche Misha avrei risolto. Ok. Abbiamo tutti i trade in board. Iniziamo a ciclare l'HA. Ma Cliff potrebbe essere una win condition. Il problema è che se lui è un land hunter a Zeris che potrebbe essere un grosso problema. Il lacchè va sotto ad arma. È vero pure che di turno 5 ancora non ho un bel Van Cleef, a meno che non mi mettessi a chillare le Shadow Step. Potrei anche provarci in realtà. Io non gli farei danni faccia, mi terrei ancora il fado. Provo a tenermi il lacchè d'ero, magari mi escono degli Shadow Step e riesco a fare un bel Van Cleef il prossimo turno. Piuttosto che lanciarlo in pasto alla sua arma. Vediamo se mi decidi di trattarmi il pezzo. Ok, doppio 3 giri va quasi bene. Gestiamo anche una carta. Lui non è male. Sap. Inizierei così, vediamo che cosa ci esce. Se esce una Shadow Step, possiamo pensarci. Tramortimento non è male. In realtà non ho dei turni bellissimi qui. Probabilmente è meglio fare raggiro sap. Questo è il turno che mi piace di più. Perché comunque se mi vuole traddare il pezzo, mi diventa un pezzo di mana 4 che non è male. E se non me lo tradda potrei provare a fare il Re del Furto Cobaldo. Che con Van Cleef in mano non è male. Sicuramente non aver trovato il droppa 1 ci ha rallentato parecchio. Perché avrei potuto mettergli pressione, quindi non giocare così difensivo. Lui ha anche la coin, che potrebbe essere un problema il prossimo turno con Bran. Fatti avanti! Questo va bene. Il segreto è stato discoverato, quindi lui in realtà aveva paura della 2-3 poison. Quindi ha preferito mettere un pezzo piccolo. Questa è sicuramente la forza dei segreti, ragazzi. I segreti sono fastidiosi, ma lui è riuscito a risolvermi il pezzo senza attaccarmi. Questo mi dà veramente fastidio. E questo mi ha dato veramente fastidio. Potrei fare Van Cleef adesso. Rischiamo tantissimo di prendere il Drago 6-5. In realtà mi potrebbe risolvere anche Van Cleef semplicemente bloccandomi il segreto. Non è un bel turno questo. Non è un bel turno. Forse è meglio prendermi il lacchè per dopo. Per fare il Recobaldo. E magari giocare la saggia con il grigio tempo. Risolvo tutta la board. Non è un turno bellissimo. Però sicuramente il mio prossimo turno potrebbe essere lacchè Recobaldo. In quest'ottica. Gioco anche lei tempo. Avrei voluto giocare Van Cleef, ma aveva tantissimi modi per risolverlo, a parte Zephyrus,
semplicemente poteva schiantarmici una 1-1 addosso, si sarebbe voluto. È vero che diventava un minion da 6 mana, oppure poteva avere il drago che ha insta giocato. Vado a fare il mio Regobaldo. Vado a fare il mio Regobaldo. Qui potrebbe cambiare la partita dalla bacchetta. Questa può essere la nostra win condition. Lui ha già giocato il drago 6-5, che comunque ci dà parecchio fastidio. Per il problema che rimane Zebris. Ok, qui lui va a decidere di proccare il segreto ed è uscito una 0-4 che sconta i pezzi. Quindi fa veramente schifo. Forse il peggior drop 4. Cioè, no. Muore da qualsiasi trade. Mazza che schifo. Certo, se rimanesse viva sarebbe forte, ma quante probabilità ha di rimanere vivo? Io penso pari allo zero. A parte che già c'è il trade in ballo. Lui addirittura nervosissimo, ha paura tantissimo di questo 0-1, decide di trattarlo. Esagerato. Beh, fa tutto sto casino era per trattare. Esagerata la sua giocata. Però non siamo messi per niente bene adesso. Devo fare bacchetta e pregare che esca qualcosa di veramente forte. Che non sei tu, che non sei tu e che non sei tu. Questo fa veramente schifo. Ok, La mia dimora è questo fa qui. veramente schifo. Rigiochiamo, faremo sicuramente Vanclif. Posso fare anche Eviscerate per risolvere il 6-5. Io non andrei all'in con lo Shadow Step, secondo me non ha senso. Il fatto è che siamo bassi anche di vita, cioè nel senso siamo praticamente morti. Quanto senso può avere andare all'in con lo Shadow Step? Probabilmente ha senso visto che siamo morti. La mia dimora è tra le ombre. Questi sono veramente tanti danni. Sono 14, 17, 20. In realtà non siamo neanche Lidal, a meno che non trovo una serie di racchette e cose varie. Un'altra anima da consumare. Lui gioca subito la presenza della tossa che gli avevamo sappato. In realtà non è un problema. Il problema sono i nostri HP, quello che vi dicevo all'inizio, cioè che Rogue purtroppo soffre questa situazione. Quindi siamo costretti a trattare il più possibile. Vi stavo dicendo, Galagrond è un'ottima carta, dovrei pescare Gronks da qui. Avrei potuto comunque fare Flick sul 2-5, cioè avrei risolto la board. Il problema sono i nostri 6 HP. Mi mancano 2 Invoke, quindi non faccio in tempo ad appare Galagrond, devo giocarlo adesso. Però mi ritrovo il Gronks. Gronks potrebbe essere molto interessante. Anche una corruttrice senza volto, invece sono riuscito a pescare Shadowstep. Ecco, questo è Hearthstone, una partita ti dà tanto, una partita ti toglie praticamente tutto. Ti toglie praticamente tutto. Proviamo ad invocare. Mi servirebbe non lui. Non lui. Siete tutti capi! Potrei fare Shadow Step, non risolve niente, c'è poco che posso fare purtroppo. Siete tutti capi! Posso fare dei trade. Giocare lui tempo, fare un evolve secondo me non ha senso, con due mana non c'è niente che mi possa risolvere questa situazione. Lui ha 7, 8, 9, 10, 11, 12, devo traddare, in realtà è Lidal. Peccato, siamo stati il problema ragazzi di queste carte. Una partita se nattate, a parte che lui doppia H Zebris, non ho nessuna voglia di vedermi una palla di poco faccia, avrebbe vinto lo stesso con il suo doppio. Il problema è questo ragazzi, che a uno intanto si sente il peso, anche perché avete visto, cioè pescare Shadow Step addirittura costa uno in più. Vabbè, rischio e pericolo di giocare una carta del genere ci può stare. Intanto io farei l'ultima, intanto sono andate abbastanza veloci. Qual è il problema? È che purtroppo sono completamente RNG, cioè se io pescassi le carte più grosse, se scontassi le carte più grosse ovviamente sarebbe più forte. Probabilmente il Rogue sarebbe da giocare Highlander, perché avere carte come Valentina da scontare. Il problema è che adesso a uno comunque devi avere il mana. Queste sono tre partite che
Cioè, sono tre partite che c'ho sto senza coin. Lui probabilmente sarà un questlock. Ci teniamo ovviamente furtiva e saggia, sono delle carte forti. Sarebbe anche bello una volta giocare con la coin. Problema mai risolto di questo gioco proprio. Ok, parto di 3-1, potrebbe addirittura sparare la spella 1, ma io penso che non farà una roba del genere. Penso che andrà di quest. A meno che non è uno zoo. Coin, attenzione, è uno zoo. Ah, dovete sapere che i miei avversari zoo, che mi giocano tipo da tempo infinito, questa carta qui. Cioè, non c'è stato uno zoo che non mi abbia mai fatto questa giocata, è pazzesco. Ovviamente non attacco per giocare la Coral Grigio di follow-up. E quanto può spostare sta carta giocata di T1? Solitamente mi fanno le peggio angherie con lo zoo, quindi mi aspetto che anche questa partita succederanno. Cioè il buff di più 2 più 1 sì, hanno fatto bene Un a destino crudele mi nerfarla scolpirà però. le ceneri. Ok. Belle pescate. Io mi terrei il 3-1 per trattare. Lui potrebbe giocare. Non so, giocano parecchi drop a 1 perché giocano il tappeto. Potrebbe giocare anche semplicemente tappeto buffato che comunque è una 3-7. No, 3, sì, 3-7. Non è bellissima sta situazione. Dipenderà molto anche se lui pesca il pesca 3, cioè la combo del pesca 3. Ci penso io. Va per un Questo mega segno taunt inizia con a scudo portarmi fortuna. divino. Noi volendo quello glielo possiamo sappare. 4 mana, abbiamo 4 mana. Potrei sappare lui e fare trading board. Il problema è che io adesso provo a tradare, ma cioè se mi metto a fare la partita di trade, la perdo sempre. Però quel 3-5 lo devo sappare per forza. Quindi Ma chi è che nasconde gioco ancora i lei, propri mortini? sappo, doppio trade. Cala la notte! Affronta il tuo destino! Difficile sta partita, raga. Quando lui parte così è difficile. È vero che ha già giocato 3 pezzi di buffa di. No, no, pure il pesca 3 no, cioè. Cioè, raga, capite che è un gioco completamente aggro, cioè sono giocate aggro, non è che c'è skill nel fare una play del genere, cioè non è che lui ha dovuto pensare, C'è così tanto di cioè vera sono giocate stagione in questo completamente mondo. aggro, incastra le pescate, Anch'io cioè, questa è la cosa che a me non piace dell'Hearthstone di oggi, cioè prima non era così, prima dovevi pensare che cosa dovevi fare ogni turno, ora no, ora c'hai delle giocate che sono scritte. Carte che si incastrano tra di loro e fanno delle combo assurde. Cioè, guardate questo: ha buffato tutta la mano, ha pescato 3, ha giocato meno e ha pescato alla morte e gliene darà altre 2 in mano. Non ha senso. Non ha Pensa, senso Mariel, tutto pensa. questo. Ci sono delle sinergie e delle combo che non dovrebbero poter essere fatte su questo gioco. Non è una questione di. Perché tanto poi. Cioè, le fanno sempre. Cioè, lo spell druid la crolla sempre, i primi periodi di quando uscì Kael'thas. Dice, ma Kael'thas è una leggendaria, eppure ce l'hanno sempre in mano, quindi poi sappiamo come è fatto il gioco. Cioè, la gente è Art Mulliga per cercare la carta, il Rogue, vi ricordate il Rogue della penultima espansione quando uscì la 2-5 Rantolo che si giocava addirittura in monocopia e facevano sempre coin, 2-5, arma. Cioè, giocate aggro, cioè, è questo che io critico al gioco. Qui ragazzi non c'è praticamente nulla che possiamo fare. Proviamo a fare furfante. Questo che mi dà fastidio di Hearthstone di oggi. E assolutamente questo era bello. Non voglio commentare l'RNG che farà parte del gioco, quello che farà voi. Che è diventato veramente imbarazzante. Cioè. Ma io critico proprio il bilanciamento delle carte. Cioè il fatto di spingere un meta aggro. Cioè, Hearthstone è diventato spingere un meta aggro, non si spinge più la skill del giocatore. Persone che una volta si dicevano il peer-to-war era un mazzo skilled. Peer-to-war non c'era niente di RNG. Peer-to-war dovevi pensare se dovevi tradare o se andare faccia, e se quel trade o quell'andare faccia era una valutazione sbagliata, tu perdevi la partita. Adesso non è più così, adesso tiri carte, tiri board completamente a caso. Tanto c'è sempre carta in mano, cioè ti danno il pesca 3, ti danno il pesca 3 sconta 3, cioè non ha senso. Cioè
C'è anche un bambino speciale potrebbe giocare a questo gioco. Cioè, questo è il discorso. Comunque, torniamo alla partita, anche se penso che ci sia poco da fare di fronte a una board del genere, però magari c'è sempre l'avversario, perché poi loro sono talmente abituati a giocare sti mazzi che fanno solamente aggro, che non sanno manco giocare, quindi a volte vincete anche le partite, nonostante è impossibile che tu possa vincere la partita, no? Perché dici, come faccio a vincere questa partita? E invece magari la vinci, perché non sarà questo il caso, ovviamente, perché non può essere mai questo il caso se in un matchup contro un mazzo aggressivo dove vi serve il Lucky Rush e il Lucky che fa due danni, il gioco continua a darmi per la 50ª volta il Lucky Strega. C'è poco da fare. Queste cose mi triggerano tantissimo. Altro motivo per il quale non farò il pre-order: a me non piace assolutamente la strada che ha intrapreso Hearthstone negli ultimi anni. Cioè, va bene fare la carta RNG, va bene fare anche la carta divertente, però non può essere solo quello. Cioè, adesso il gioco è solo quello. Cioè, siamo passati da un estremo all'altro. Siamo passati a un periodo dove l'RNG lo stavano facendo pochissimo. Guardate qua. Cioè, basta. L'Evolve poi è un'altra meccanica proprio. Skill base da 1000. Siamo passati da un gioco dove c'è stato un periodo dove l'RNG ce n'era poco, veramente poco. O comunque anche l'aggro si era abbassato tantissimo un periodo. Un meta dove adesso è solo aggro. Cioè, adesso potete vedere uno che vince il Master Tour, che il Master Tour dopo fa 0-4 al primo turno. Che cosa vi fa capire? Lo stesso Leda, ragazzi, grandissimo vincitore dell'ultimo Master Tour, ha comunque dei risultati altalenanti, per dirvi, ma non perché lui non si prepari al meglio o non si sia preparato al torneo, perché il gioco è così. Cioè, il gioco è diventato completamente aggro. Mi ricorda il meta di Barnes, di quello Spell Hunter che giocava solamente Barnes e Sharash. Quello era un mazzo completamente aggro. E all'epoca c'era solo quello. Quello era l'unico vero mazzo aggro. Adesso è pieno di mazzi così. Cioè, adesso su 10 mazzi in meta, 9 sono aggro. L'unico mazzo probabilmente che non è aggro è il Tempo Warrior, che comunque è infatti un pochino più difficile da giocare, nonostante sia rotto. Però è un pochino più difficile, infatti anche se fanno un sondaggio, la maggior parte delle persone vi diranno che non sanno giocare benissimo quel deck, perché è l'unico mazzo probabilmente, uno dei pochi mazzi skill based rimasti. E niente. Questo per dirvi che comunque, alla fine chiudiamo la sova del rogue di oggi, si sente tantissimo il nerf, ragazzi. Nerf che era giustissimo, probabilmente non dovrebbe, sarebbe dovuto già uscire così sta carta. Purtroppo, come il 99% dei mazzi di oggi, questo mazzo dipende molto da come hai crollate gli evolve, i lacche che vi escono. Quindi, da un lato, il deck è molto divertente, cioè partite sempre diverse, giocate assurde, cioè vi possono capitare dei turni veramente spettacolari, e dall'altro potete veramente guardare l'avversario che vi aggrolla in faccia, perché non avete nessuna giocata per contrastarlo. Quindi il dritto e il rovescio della medaglia. Mazzo che però a me personalmente è sempre piaciuto, e lo preferisco comunque nella versione stealth, ma sente tantissimo la mancanza di cure, la mancanza di carte come Ziliax, quelle carte che vi permettono di tirarvi un po' su di salute, perché molti mazzi del meta di adesso comunque hanno parecchio burst. E li soffrite nel momento in cui non riuscite a prendere subito il controllo della board, come per esempio è avvenuto nella prima partita dove ho messo subito board, ho preso controllo della board e l'avversario non ha avuto risposta. Tra parentesi, era un rogue quell'avversario. E niente, ragazzi, io spero che comunque il video e il mazzo di oggi vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione, una condivisione allo zio. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questo deck in generale, del discorso che ho fatto sul meta e dei mazzi aggro, che a me personalmente non piacciono, ma magari, non so, a voi piacciono di più e casual player possono piacere di più. Sono proprio curioso di sapere la vostra. Ragazzi, ci becchiamo con il prossimo video, ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati con le news e le novità del canale. Ci becchiamo al prossimo video. Bella.